venerdì 14 luglio 2023, 14 luglio, giornata di festa in Francia, ma anche giornata qui di festa alla Cascina delle Rose per l'assemblea della CONFAPI, la Confederazione Nazionale Piccole e Medie Industrie, un appuntamento di rilievo in quanto sarà ospite il relatore Enzo Maria Lefebvre Cervini, una personalità di spicco nel mondo dell'informatica, della digitalizzazione, che illustrerà agli ospiti l'evoluzione dell'intelligenza artificiale tra i tanti argomenti che verranno affrontati. Alla Cascina delle Rose si è appena conclusa l'assemblea dei soci della CONFAPI, la Confederazione Piccole e Medie Imprese. Siamo con il presidente Dante Damiani, oggi padrone di casa, che lancia tra l'altro alla fine di questa assemblea il momento numero 2, ovvero un incontro con una personalità di spicco, ovvero Enzo Maria Lefebvre Cervini. Sì, la giornata di oggi è stata, mi presento, Dante Damiani, presidente CONFAPI Pesorobino, l'associazione datoriale di categoria che raggruppa circa un paio di 200 aziende con un numero di occupati che si avvicina a 4.000. Poi se consideriamo anche un minimo di indotto arriveremo anche a 5.000. Siamo stati qui oggi per gli ospiti della Cascina delle Rose per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2022. Questa giornata è suddivisa in tre fasi ben distinte e precise. Questa fase iniziale, che ha riguardato l'approvazione del bilancio, alla quale successiva sarà l'incontro con il dottor Enzo Maria Lefebvre Cervini, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Ariano Olivetti, nonché capo del settore direzione generale alla Commissione Europea per l'informatica, docente presso l'Università di Buenos Aires per la governance del digitale. L'anno scorso abbiamo avuto come ospite Forchielli, quindi abbiamo delle figure di grande valenza professionale. Ragazzo giovane con un'esperienza incredibile, considerate che ad oggi ha visitato più di 160 paesi nel mondo, ed è veramente una delle persone più importanti per quanto concerne la tematica che verrà trattata nel primo pomeriggio, che riguarda praticamente la digitalizzazione e l'utilizzo e l'uso dell'intelligenza artificiale e la sua normativa a livello europeo e mondiale. La CONFAPI e l'intelligenza artificiale, ci stiamo già proiettando nel futuro, Presidente? Sì, perché stiamo parlando della sesta rivoluzione industriale praticamente, quindi verranno trattati dei temi in anteprima, perché l'esperienza del dottor Enzo Lefebvre è unica, diciamo che è proprio unica. Il dottor Enzo è partito nel primo pomeriggio da Bruxelles per essere qui con noi e di questo ne siamo molto orgogliosi, insomma. In tutta sincerità, lei la sta già utilizzando ChatGPT per formulare delle email o no? GPT qualcosina sì, è stata già utilizzata, però stiamo aspettando anche altre forme di intelligenza artificiale, perché sono legate a grandi società tipo Google, ognuno di loro più o meno avrà proprio software, perché sono dei software. Cioè. Ma lo ritiene un impoverimento culturale questa transizione o un arricchimento industriale? La ritengo un'evoluzione, no? Poi l'evoluzione, come tutte le evoluzioni, sicuramente ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Vedremo il futuro cosa ci riserva, insomma. L'importante però è stare al passo con i tempi e credere, insomma, in quello, anche perché poi ci sono degli aspetti, diciamo, legati anche alla medicina ai quali non possiamo assolutamente fare un passettino indietro. Il consigliere regionale Andrea Biancani è presente qui alla Cascina delle Rose a supporto della CONFAPI, della Confederazione Piccole e Medie Industrie. Un ruolo importante, diceva il presidente Damiani prima, in occasione dell'assemblea, 4.000 associati, insomma un numero rilevante per la nostra provincia.
Sì, devo dire che Confapi in questi anni ha mantenuto veramente un contatto diretto con quelle che sono le imprese che loro rappresentano. La piccola e media industria negli ultimi anni è quella che in qualche modo ha sofferto di più tutte le varie crisi che si sono susseguite, e quindi io ritengo che incontri come questi siano importanti, perché fanno il punto rispetto a quelle che sono le esigenze, rispetto a quelle che sono le nuove opportunità e rispetto al fatto che comunque le aziende hanno bisogno di riorganizzarsi per riuscire a stare in un mercato che è sempre più globale. Quindi questo è il lavoro che fanno in realtà come la Confapi per i loro iscritti, ritengo che sia veramente importante e strategico. Questa sera ci sarà anche un dibattito con un professore che è di fama internazionale, e penso che sia utile anche ascoltare persone che in qualche modo lavorano a livello mondiale, perché possono, come dire, raccontare e dare dei suggerimenti a tutte le varie imprese e industrie del nostro territorio. Ecco, il professor Lefebvre Cervini ha un curriculum di tutto rispetto, una esperienza internazionale che va dall'America Latina fino ai paesi dell'Est Europa. Questa sera introdurrà questo argomento dell'intelligenza artificiale. Un aspetto che avevo, una domanda che ho già rivolto al presidente: un impoverimento culturale o un miglioramento industriale? Beh, del resto, quando c'è stato l'avvento del computer, quando c'era il discorso della rete internet, era una novità, e quindi faceva paura anche la rete internet appena arrivata. Oggi questo tema della intelligenza artificiale è sicuramente una novità. Io penso che debba essere gestita in maniera anche dal punto di vista normativo, perché non possiamo pensare che possano sostituire, come dire, il lavoro. Comunque il lavoro le persone lo devono fare, anche perché senza il lavoro le persone non hanno dignità, non hanno la possibilità di fare una vita dignitosa. E quindi questo tema va sicuramente portato avanti, ma capendo dove applicarla, dove non applicarla, perché la politica ha comunque anche la funzione di gestire l'applicazione di quelle che sono le innovazioni, perché altrimenti se lasciamo fare, come dire, al mercato in maniera veramente libera, rischiamo faremo difficoltà a trovare posti di lavoro per le persone. Non è un allarme, ma stiamo andando sempre di più verso una intelligenza, verso un'attività, una meccanizzazione sempre più, come dire, automatica, dove il numero delle persone necessarie sono sempre meno. È vero che vengono fuori lavori nuovi, e quindi dobbiamo sempre tenere un equilibrio giusto, perché dobbiamo anche garantire il lavoro alle persone. Con il dottor Enzo Maria Lefebvre Cervini ci intratteniamo al termine di questa splendida, oserei dire, lectio magistralis con cui ha lietato il pubblico, la platea della Confapi qui oggi alla Cascina delle Rose. Dottore, partiamo da una domanda che mi riguarda personalmente. Ha parlato di digitalizzazione, di alfabetizzazione digitale, di intelligenza artificiale, ma la figura del giornalista potrà essere sostituita? Io ho provato per gioco a comporre con ChatGPT alcune domande da rivolgerle, e in effetti mi sono venute alcune paure, alcune angosce. Allora, sicuramente, grazie mille, sicuramente non credo che il ruolo del giornalista possa scomparire, assolutamente. Credo che verrà modificato, cambierà. Il giornalista dovrà diventare un, direi, attento comunicatore della tecnologia, in parte, perché una delle cose che si evince, diciamo, nel processo di digitalizzazione dei nostri paesi e negli obiettivi che abbiamo a livello di Commissione Europea è la necessità di alfabetizzare la popolazione. Alfabetizzare la popolazione significa poter essere in grado di tradurre la difficoltà e in qualche modo la complessità della tecnologia e spiegarla in parole semplici. Questo lo si può fare anche in parte attraverso gli agenti conversazionali, ma non sempre, perché serve sempre quella dimensione di conoscenza della società che un computer non sarà mai in grado di acquisire.
Ecco, veniamo al leitmotiv della serata, che è questa attenzione nei confronti dell'impresa e del business. Lei ha, in qualità di capo settore presso la Direzione Generale dell'Informatica della Commissione Europea, ha detto che all'inizio si è rivolto al business per poi proiettarsi nel mondo del lavoro. Allora, c'è una necessità, io mi occupo della fase di collaborazione, la collaborazione che interfaccia il business, quindi ciò che magari le istituzioni devono fare in termini di policy production, di creazione di politiche pubbliche, con la parte digitale che le aiuta a poter portare avanti questi processi. E le necessità sono sempre diverse da parte di chi porta avanti i processi rispetto a quelle che possono essere le soluzioni tecnologiche, e c'è bisogno di questa, di questo servizio, fra virgolette, che serve anche nel settore imprenditoriale, dove abbiamo sempre di più servizi, diciamo, di digitalizzazione più ampi possibile, ma sempre più settorializzati. E magari abbiamo imprese che hanno bisogno di molte soluzioni al contempo, diciamo, per poter portare avanti i loro processi, e questo richiede un'attenzione particolare, soprattutto richiede da parte delle imprese di avere certezza dei loro bisogni e in qualche modo una guida, ed è qui il ruolo magari degli strategist di digitalizzazione, che portano avanti, diciamo, strategie vere e proprie per portare a compimento la fase di digitalizzazione di un'impresa. Ecco, l'ultima domanda poi la lascio al momento conviviale. Ha espresso prima il concetto che, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, siamo arrivati ad una percentuale di sviluppo intorno al 12-16%. Mi vengono i brividi a pensare a quando raggiungeremo la piena percentuale. Allora, positivi, brividi positivi, perché lei ha lasciato un impatto estremamente positivo in questa serata. Allora, la ringrazio, ma sì, fondamentalmente l'intelligenza artificiale è tutta a venire. Noi abbiamo nella curva, diciamo, di hype delle tecnologie emergenti, i processi sono sempre cangianti, quindi per esempio prima della pandemia non ci saremmo mai occupati in maniera così immersiva dell'uso di intelligenza artificiale nel settore della salute. È vero che ha avuto un hype incredibile, no? un exploit importantissimo nel settore della ricerca tecnologica per i vaccini, piuttosto che nel settore della cura e anche nell'automatizzazione dei processi legati alla salvaguardia delle persone, dei cittadini. E quindi di per sé sì, c'è ancora un mondo da scoprire. Quando pensavamo che la tecnologia fosse arrivata a un suo enorme picco, ChatGPT è arrivata e ci ha dimostrato che gli agenti conversazionali potevano completamente creare un nuovo tsunami nella tecnologia. Ecco, mi aspetto che questi tsunami saranno sempre di più, sempre più importanti, a maniera che il mondo, diciamo, riesce a gestire sempre più dati, e la tecnologia e soprattutto le scienze umane vanno creando sinergie sempre più forti, e quindi rispondano sempre di più a quelli che sono gli interessi dell'uomo. Con l'onorevole Baldelli concludiamo questa bellissima serata organizzata dalla Confapi, la Confederazione delle Piccole e Medie Industrie, a cui vogliamo dare anche il suo contributo. Sì, ringrazio Confapi per il gentile invito. Una serata interessantissima in cui si è parlato, fra l'altro, di intelligenza artificiale. Grandi sono le possibilità che ci offre questa nuova tecnologia, con anche altrettante possibili grandi insidie, quindi
dobbiamo affrontare questa tematica e prepararci al suo uso, che comunque diventerà sicuramente un uso inevitabile. Grazie a Confabi per averci comunque introdotto in questo interessante tema, e grazie a Confabi soprattutto per tutto quello che fa per le nostre imprese e per il nostro territorio. Digitalizzazione delle imprese, intelligenza artificiale, ChatGPT, sono tanti gli argomenti che sono stati affrontati oggi durante l'assemblea dei soci della Confapi, un mondo a cui dovremo presto abituarci, che sicuramente non sostituirà l'attività umana, ma sarà senz'altro un ausilio, un supporto per un futuro migliore. Da Sant'Ippolito, Cascina delle Rose, per Rossini TV, Marco Cadenza.